Beh, questo appunto è un'opera di Renato Natali, importante anche perché raffigura il porto di Livorno, quindi appunto i macchiaioli raffiguravano momenti o paesaggi della vita comune di tutti i giorni e il loro aspetto particolare, come è appunto anche nell'impressionismo francese, è quello di dipingere a grandi linee con dei colori abbastanza evidenti, ma sempre non pienamente definito, come se si guardasse un'immagine ad occhi socchiusi. Livorno, l'eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia, è una collaterale legata a Cortona Antiquaria 2023 che andrà avanti fino al 3 di settembre nella città etrusca. Grazie a Leo Galleries sono in visione per la prima volta delle opere che fanno parte anche di collezioni private, ma che soprattutto permetteranno uno studio ancora più approfondito di alcuni aspetti appunto di questo movimento artistico. E Cortona è sempre un passo avanti per queste modalità di esposizione, proprio perché vuole essere un po' il punto di riferimento non solo del territorio ma proprio a livello nazionale. La mostra si concentra su un particolare momento della storia dell'arte italiana dell'Ottocento, la più tarda fase evolutiva della pittura di macchia, quando negli ultimi decenni del secolo l'eredità dei vecchi macchiaioli si trasforma e trova una nuova identità nelle ricerche di alcuni giovani pittori cresciuti nella venerazione dei maestri ma intenzionati a modificarne radicalmente le istanze e i modi. Credo che soprattutto da un punto di vista artistico forse sia i macchiaioli che i post macchiaioli abbiano avuto la sfortuna di nascere in Italia. Se fossero nati e sviluppati a Parigi avrebbero probabilmente molta più valore e soprattutto anche molta più critica dal punto di vista della storia dell'arte.